Grandi cambiamenti, boh, non lo so, qualche cosa sicuramente è cambiato. Poi io ricordo più di un anno fa che proprio qui avevo espresso nel mio piccolo la speranza o comunque l'auspicio o comunque la possibilità che un governo allora 5 Stelle PD potesse nascere, poi andò diversamente e si è visto cosa è Eravamo in successo. pochi. Eravamo in pochi. Però è testimonianza Guarda di questa trasmissione, quindi non stiamo mentendo. caso tutti in questo studio qua. Ma stasera infatti è una cosa ecumenica, siamo tutti d'accordo e forse chi ci ascolta non si diverte neanche tanto perché Vabbè, ma non litiga prima nessuno. non eravamo tanto d'accordo sulla faccenda dei Beh, servizi, ma però. Giovanni, vabbè, ma chi dai, ci sui ascolta non servizi. vuole divertirsi, Ma vuole, no, no, ma dai, stiamo capire scherzando. No, qualcosa però di più. voglio dire, mi sembra che comunque sui temi di fondo ci sia molta più analogia in questo governo, tra le due parti del governo, anzi tre, perché adesso c'è anche Renzi, che forse può essere proprio la spina nel fianco, speriamo di no, speriamo che si contenga, speriamo che le sue ambizioni personali non vadano a confliggere con le altre. Io che giro parecchio per impegni più che altro sportivi e Istituzionali, cose, mai non sportivi. voglio tirarmela da istituzione, ma insomma, certamente devo dire che l'approccio, la sensazione di come siamo visti in Europa adesso è piuttosto diversa da come fossimo, da come eravamo visti Certo. un paio di mesi fa. Adesso non stiamo a parlare di spread, eccetera. Guardiamo le cose con i francesi. Adesso, per esempio, le cose con i francesi vanno bene. Addirittura, e questo ringrazio Dario Franceschini, poi vediamo se ci sarà un altro TAR che si mette di mezzo. Ma per noi che facciamo mostre, che andiamo a portare in giro le nostre cose e così via, poter avere di nuovo dei rapporti di collaborazione e di stima all'interno dell'Unione Europea sicuramente è qualcosa che importa. Il voto sulla von der Leyen è stato qualcosa che ha ricompattato molto questo governo e ci saranno probabilmente anche degli atteggiamenti più favorevoli riguardo al nostro debito. Tutte cose, adesso non stiamo lì a parlare di Certo, cifre, certo. sappiamo benissimo, però qualcosa è cambiato. Non parliamo del papete, ne abbiamo già parlato troppo, ma lei lo sa benissimo e l'ha anche fatto notare qualche puntata fa, non andare in spiaggia tutto il tempo a fare i ministri dalla spiaggia è un qualcosa che a noi piace molto. Forse anche perché sta arrivando all'autunno, fa freddo, in spiaggia non si va più, però fa piacere vedere che il Viminale rimane il Viminale. Ecco. Marco